Buonasera. Parte 2. Sempre libera, sempre senza preparazione, sempre soft, ma importante per goderci il futuro di questo franchise. Nel bene e nel male. Quindi, bentornati a tutti. Siete bellissimi. E vedrete oggi quanto. Tra l'altro, vi metterò un certo hype. Con una cosa lontana e di cui non saprete nulla. Ma vi farò percepire... la sua grandezza. Allora, eccoci qua. Vorrei... prima ancora di discutere di qualunque nuovo argomento, vorrei continuare l'approfondimento tramite il diagramma che stavamo esplorando la volta scorsa, ciò che abbiamo lasciato in sospeso. Decisamente è importante. Quindi... allora, ci siamo? Non escludo che potremmo giocare oggi, ma dipende da quello che accadrà, dalla discussione che si creerà e dal fatto che voglio farlo solo quando effettivamente siamo completamente consapevoli del necessario per poter proseguire bene. Quindi grazie a tutti, a Finirel, welcome back, sì, il signor Master, Overthink TV, Franks, Lion o Leon, Nefrix, grazie a tutti. Parleremo dei miei personaggi preferiti in futuro, assolutamente, approfondiremo tutto con la massima cura e affetto, perché comunque i personaggi sono numerosi, alcuni hanno rischiato e stanno rischiando una brutta autodistruzione, altri sono stati graziati dalla prematura scomparsa e quindi hanno mantenuto una certa dignità. Però alcuni, pochi di essi, stanno continuando ad evolvere, quindi per ora fondamentalmente parlare di personaggi preferiti è... prematuro. Allora... potrebbe essere la 2D2, questa parte dell'approfondimento, potrebbe essere la 2D, vedremo, ma probabilmente oggi chiuderemo. Al massimo non si gioca, ma chiuderemo, sono abbastanza confidente in questo. Eravamo arrivati all'inizio di Kingdom Hearts, leggendo un pannello che era in anticipo rispetto ai tempi. Ma ricordiamoci che abbiamo analizzato e discusso fino ad ora tutti gli eventi presenti fino a questo momento. Fino all'inizio cronologico del franchise, il primo videogioco uscito, l'inizio di Kingdom Hearts, questa sottile linea tratteggiata azzurra. Andiamo? Fatemi sapere se i volumi sono ok. Seguitemi, supportatemi. E in realtà non sto parlando di subscription e di donazioni, bensì di accompagnamento nella narrazione e nella traduzione degli eventi. Quindi, il giovane Xehanort dal suo aver avuto l'influenza da parte dell'Heartless di Terranort, un comunque se stesso, per lasciare l'isola, viaggia nel futuro, ben oltre Kingdom Hearts. Ma vedremo perché questi personaggi non influenzano Kingdom Hearts 1 in maniera diretta, ma indiretta. Ciò che invece sembra esistere è
che l'Heartless di Terranort, essendo solo un cuore, visto che è la parte senza corpo di Terranort, ok, ci siamo, tutto torna, ha un approfondimento. Ottimo inizio. Ok, a causa dell'aver scartato il suo corpo diventando la figura incappucciata, tutte le incarnazioni di Xehanort guadagnano l'abilità di viaggiare attraverso il tempo. Just because? Comunque, solo le quali sono in grado di farlo. Aspetta, the only ones actually able to do so were the robot figure and the one he had given his power to. No. Avevo in mente di fare una domanda nei confronti del viaggio nel tempo all'inizio di questa diretta, ma questa cosa mi sta confondendo in maniera molto, 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 molto instabile. Allora, per apparentemente ragioni arbitrarie che non mi sembrano abbiano delle fondamenta, siccome Terranort crea il suo Heartless, tutte le forme di Xehanort acquisiscono la potenzialità di viaggiare nel tempo. Però ad esserne in grado fattualmente sono soltanto coloro i quali hanno quella consapevolezza. Quindi il cuore che lo ha fatto apposta e il giovane Xehanort che riceve le informazioni dalla figura incappucciata. Però questa cosa, che sembra avere un senso, non mi torna. Non mi torna, perché vi spiego il mio dubbio. Semplicemente, se Young Xehanort è in grado di viaggiare nel tempo, anche tutte le persone che poi diventa nel futuro lo sono. Il problema è che non lo sanno e quindi non lo usano. Ha senso, ma non mi torna. Vi spiego perché non mi torna. E ne parliamo un momento insieme prima di proseguire. È un inizio meno fluido di quanto pensassi, ma è molto meglio così. Se le regole del viaggio nel tempo richiedono come unica base per poterlo fare di avere un se stesso nel passato, in un determinato luogo dove tu arrivi nello spazio e nel tempo, ma solo se in forma di cuore, tutti sempre hanno il potenziale di viaggiare nel tempo, passato o futuro. Quindi non capisco, è come se mancasse un passaggio. Cioè, non ha senso questa frase, perché non è a causa del fatto che si crei il cuore di Terranort libero che le varianti possono viaggiare nel tempo. Le varianti esistono perché Xehanort ha separato il suo cuore.
È per definizione della loro nascita che ovviamente, come chiunque altro, possono viaggiare nel tempo. Ma non è legato al fatto... Cioè, le All Incarnations of Xehanort esistono because he discarded his body. Ma... Non è il because he discarded his body, then the incarnations can time travel. Perché in realtà tutte le entità di tutti i mondi di Kingdom Hearts potrebbero viaggiare nel tempo. Se sanno come si fa. È un po' come andare in bicicletta, un po' come muovere una coda, un nuovo muscolo. No? Quindi questo dato non serve a niente. È posto in maniera tale da autocontraddire ciò che abbiamo già consapevolmente compreso dopo non poco sforzo. Cioè, è scritto veramente male. Però l'importante non è tanto fare il quarto grado al pirla che ha scritto questa cosa, perché sei un po' pirla, ma che noi e Dio abbiamo chiaro il concetto, giusto? È chiaro il concetto, perfetto. Quindi sono sulla strada giusta. Molto bene. Molto bene. A questo punto vi posso fare la prima grande domanda. La prima grande domanda che avevo preparato in quanto mi è sorta tra ieri ed oggi. Siete pronti? Allora. La domanda è questa. Preparatevi, perché in base a quello che io so della Kingdom Hearts saga e dopo la live precedente, questa cosa sarebbe un errore talmente grossolano che non può essere accaduto. Quindi mi immagino al massimo un vedrai. Un po' del cazzo, se mi permettete, ma un vedrai, perché non si può fare un errore così grande quando inserisci in dato momento una nuova regola. Quindi non puoi metterla e già sbagliarla. Quindi abbiamo già superato il paradosso del loop, e va bene, è un paradosso. Un po' pernacchia c'è, però funziona nell'ottica dell'innamorarsi dell'idea. Ma visto che abbiamo giocato Birth by Sleep, e quindi questa cosa era ragionata da almeno un gioco e mezzo, Korak, temeno. Non dire che non è un paradosso. È un paradosso. È. I viaggi nel tempo per definizione che erano paradossi. È un paradosso. Se tu come regola del tempo metti che non puoi cambiare il futuro, ma la regola esiste in quanto è stato cambiato il futuro, è un paradosso. Ma non c'è niente di male, è un paradosso temporale. Tutti i film che utilizzano queste regole arrivano a creare il paradosso. Non c'è problema. E soprattutto siamo a Dream Drop Distance. A me mi frega molto poco se poi avrà una risposta più completa in Kingdom Hearts 3. Sti cazzi di Kingdom Hearts 3. Stiamo approfondendo nell'intervallo tra il punto di non ritorno e l'ultima parte della Xehanort saga. Io devo parlare di quello che so adesso, e adesso è un paradosso. A me che si chiami Fixed Timeline perché ha un nome e ha senso non toglie il paradosso. Implica soltanto che il paradosso ha avuto una descrizione e una nomenclatura su un documento. Mio Dio. A volte, come siete.
Non abbiamo visto la scena in cui Xehanort parte. Ma chi se ne frega? Si possono anche essere detti... Oh, comunque io ho mentito. Le regole in realtà non sono queste, ma... prima lo erano. Oppure... Ehi, di' a tutti che le regole sono queste, ma in realtà non lo sono, Ma che cazzo mi frega? Io adesso so che questi sono i dogmi. Se i dogmi sono questi, quello è un paradosso. Semplicissimo. Se poi fanno il gioco delle tre carte, perché... lo ha sempre fatto Kingdom Hearts in maniera ridicola. Va bene. Scopriremo la terza carta. Ma sono carte che... è come se a un certo punto si scoprisse che in realtà la regola che il Keyblade permette di liberare il cuore dagli Heartless è in realtà falso, perché non li libera. Li mette all'interno di un percorso di luce che li obbliga ad arrivare a un determinato punto del loro tempo quando erano nati. Cioè, ma quindi era così, non si liberavano davvero. Sti cazzi, fino a quel punto si stavano liberando. Ragazzi, ve prego. Ve prego. Siamo a Dream Drop Distance, non siamo dopo Melody of Memory, ok? Ok. La domanda che devo farvi però è più delicata. È molto più delicata, perché va direttamente a interagire con queste regole. Quindi continuate ad essere così attivi e partecipativi, ma fate attenzione. La regola del viaggio nel tempo, indietro o avanti, parte da due presupposti, che poi si diramano nelle conseguenze, nelle non conseguenze, in ciò che puoi fare, in ciò che non puoi fare, dove puoi andare, quando non puoi più andare, quando non, dove non puoi più andare, ok? Serve una copia, o un te stesso, o un tuo alter ego, o comunque serve un eco del tuo cuore in un certo spazio, in un certo tempo, e non puoi raggiungerlo con un magico portale di teletrasporto quantico. Devi essere solo un cuore. Giusto? Questo è molto semplice. Fin qua siamo alle basi già discusse. Ok? Ok. La domanda è, a questo punto, e ricordatevi che se esiste una risposta concreta e non posso averla alla fine di Dream Drop Distance, dovete dirmi vedrai, ma non per finta, ok? Il vedrai perché non esiste, non fatelo mai, perché... è già successo in passato e non va bene. Noi in Birth by Sleep affrontiamo Young Xehanort. Ma non era un cuore. Era un corpo. Noi vediamo continuamente corpi. Noi vediamo continuamente personaggi. Non erano soltanto in forma di cuore. Non erano heartless, non erano uno spirito. Erano corporei. Con la sua bella arma, il suo bel corpo e gli schiaffi che ha preso. Quindi, che cosa succede? Non possono aver rotto la regola base del sistema che hanno inventato nel capitolo successivo. No, anche quello con il cappuccio marrone quello è un cuore. Il cappuccio marrone fa parte del design del cuore, non è un vero cappuccio. No, Art Knight, no, non è vero.
Non lo accetto e non è così. Perché Arthanite mi dice, Mike non è un vetrai. È una cosa non canonica perché non aveva ancora bene in mente l'idea del viaggio nel tempo a Nomura. No, non è vero. Perché Young Xehanort lo vediamo anche in Dream Drop Distance. Lo vediamo. È lui, è Young Xehanort. Ed è decisamente... Ma che c'entra... Korrak, ma che c'entra All Incarnation of Xehanort Gain the Ability? Il punto è che l'abilità presume che tu debba essere solo un cuore. Ma che... Allora... Ma che... Oh, sono due le regole. Per viaggiare nel tempo devi essere un cuore. È proprio la base della struttura del viaggio nel tempo per come ci è stata raccontata. Quindi la mia domanda è molto lecita, presumo. Se la risposta non viene data in Dream Drop Distance, non datemela. Però deve esserci da qualche parte. Ah, è un punto fondamentale di Kingdom Hearts 3. Quindi viene discusso... Ok. Però è qualcosa che viene discusso. Il motivo per il quale... Tu hai bisogno di essere... senza un corpo per viaggiare nell'ambiente spazio-temporale di te stesso in dato tempo avanti o indietro, ma poi puoi andare solo avanti for reasons, ma è una regola, o anche in Union comunque viene discusso, perché allora se io fossi allora, vi spiego quello che farei io se fossi il cattivo. Vi spiego quello che farei io se fossi il cattivo secondo le regole di Kingdom Hearts. Ok? È una cazzata, probabilmente. Però mi piace. Io sapete che sono un creativo, speculo. Lo faccio per amore, per passione. Adoro trovare e intuire risposte o dedurne altre. E quindi vi spiego, se vi fa piacere, come avrei fatto io con queste regole ad attuare il piano di Master Xehanort. Questo diventerà un simbolo del mio momento attuale, una sorta di bolla di ricordi, una scatola, una sorta di... sì, scatola del tempo. Va bene? Poi, prima di avanzare, o meglio no, finiamo tutto questo documento e poi faccio un discorso sul futuro di queste discussioni che farà piacere a tutti. A questo punto, vediamo un po'. Ci va, allora, vi metto in emote only se per voi va bene. Ok? Ok. Ora siete in emote only. Io vi dico, ricordatevi che questi intermezzi, che queste discussioni nascono dal fatto che io sono blind. Io sono blind, è la prima volta che gioco a Kingdom Hearts in questo modo. Vi ricordo che già avevo giocato Kingdom Hearts 1 e Kingdom Hearts 2, no? Quindi, tra l'altro non Final Mix. E tra l'altro 2001, 2002, 2004. Quindi cioè... Allora, credo che le date fossero queste, ma poi controlliamo. Allora... Ricordandomi tutti gli eventi,
è il fatto che tutte le nostre storie derivano da alter ego di Xehanort in base al meccanismo Super JRPG Villain. Devo presumere, non con questa musica, che ciò che sa The Secret of Darkness, ciò che sa Xemnas, ciò che scopre l'organizzazione è qualcosa che Xehanort, il vero Xehanort, sapesse quando ha attuato il suo piano. Sapeva di queste regole, sapeva di come funzionano davvero i cuori, è uno scienziato, ok? E probabilmente per questo diede certe indicazioni a Xemnas e così via. In qualche modo, retroattivamente, retconnativamente. Quindi, quello che avrei fatto io per far sgranare gli occhi a Yen Sid, perché Yen Sid, il viaggio nel tempo deve essere una cosa incredibilmente difficile da abusare, perché tu non puoi cambiare le cose, ma puoi fare molte porcherie. È un po' come il genio della lampada di Aladino: non può ucciderti, ma può rendere la tua vita un inferno. Il viaggio nel tempo è uno strumento potentissimo, anche se non puoi cambiare il futuro. E in realtà, mentre chiacchiero, mi sta venendo in mente una cosa. Se il viaggio nel tempo non ti permette di cambiare le cose, e non esiste un momento nel tempo che non sia parte di qualcosa, che in quanto esiste un viaggio che non può cambiare l'evento, se non puoi cambiare gli eventi sono evidentemente... No, non sono già scritti, ma una volta avvenuti non possono essere cambiati. Stavo cercando di capire, stavo cambiando discorso adesso, in realtà questo servirebbe non emote only, ma stavo pensando, la guerra del Keyblade che vuole creare Xehanort è già scritto che ci sarebbe stata? No, perché diventa non cambiabile se avviene, ma il futuro è un mistero, fino a che non diventa scritto, fino a che non avviene ed entra a far parte delle regole attraverso le quali non potresti più cambiarlo. Quindi Xehanort vuole far sì che esista quella guerra affinché comunque sia permanentemente per sempre parte della storia dei mondi. Ma va bene, cazzate a parte. Ora mi sono un po' risposto da solo. Quello che farei io, con gli strumenti che conosco, con gli strumenti che mi ha permesso di apprendere la mia vita da Keyblade Master e da conoscitore del cuore e del corpo e dell'anima e della mente di un essere che possiede queste componenti, sarebbe stato prendere Vexen e fargli un bel discorsetto. Caro Vexi, ok? Tu dovrai farmi una bella stanzetta, un bello sgabuzzinino, in cui, facendo passeggiare qua e là il tuo capo, fallo passeggiare, fagli mettere una firma, fagli timbrare mano a mano che il tempo va avanti, una volta al mese, nel castello dell'oblio qua e là. E fammi una bella stanzina piena di replica. Hai già fatto Riku, hai fatto Shion. Potrei fare degli avatar vuoti, no? Così che io, in forma di cuore, possa prenderne possesso e assumere la mia forma come Shion prende quella che prende. E Riku prende la forma di Riku. E in questo modo posso viaggiare nel tempo come un cuore e diventare un corpo, per poi potermene liberare senza fare danni? Visto che una volta che arrivi nel tempo e nello spazio, puoi fare quello che vuoi.
perlomeno osservare. E quando poi riviaggio nel futuro, perdo il corpo, che però era soltanto un fantoccio, e vado nel prossimo. E ne servivano un mucchio comunque. Non lo so, questa è... scusatemi, adesso vi rimetto la chat. Era Mike che cerca di trovare una soluzione se fosse nel personaggio di Xehanort. Non importa. Ora andiamo avanti con la discussione e poi parliamo un po' insieme di quello che faremo in futuro. Perché questo è un certo tipo di approfondimento con voi che... No? Allora, ok. Mike ha già finito Kingdom Hearts 4. E vabbè, ma... sapete, da Dungeon Master mi diverto a creare queste cose. Il fatto è che con Kingdom Hearts... cioè, più in teoria, più metti regole, più trovi una soluzione. Perché hai abbastanza struttura da non poter uscire da certe barriere. Ma in Kingdom Hearts puoi farlo, perché le barriere sono fatte di argilla. Le barriere esistono fino a che la barriera esiste. Capite cosa voglio dire? Nel momento in cui si dice, ho mentito. Ciaone. Comunque, vedremo. Però mi piaceva da speculatore dirvi, se io fossi stato in sto ragazzo, cosa avrei fatto, no? Per rendere possibile, vabbè. Ok. Comunque. Allora. Allora. In Kingdom Hearts 1, poco prima, un istante prima che Destiny Island fosse inghiottita dall'oscurità, contattò Sora e Riku. Ok, lo abbiamo visto. E il rapporto che ha con Riku lo si vede poi. In Dream Drop Distance fa di nuovo... contatta di nuovo Sora e Riku, che hanno viaggiato nel passato dal futuro per l'esame della Mark of Mastery. Marchia Sora con il sigillo del dissidente. Lui? In Dream Drop Distance? C'è una cutscene che devo rivedermi e rinfrescarmi? Dopo l'incubo di Ursula, incontrano lui? Ursula bisogna capirla, eh? Vedremo. Non... all'inizio. Devo rivedermelo allora. Nello scontro con Ursula, quindi incontrano lui. E un Heartless può mettere il sigillo del dissidente dei nessuno? Mentre affogano lo vedono. Ok. Ok. Quando si rompe la zattera. Va bene. E un Heartless può... Ma perché basta un pennarello a fare una X? Non capisco. Il sigillo del dissidente non è esclusivo di nessuno, ma i dissidenti sono i nessuno, per definizione, no? Ursula e cut content, non a ragionarci troppo. Va bene, poteva essere l'inizio dell'esame, non è importante. Lo usano in nessuno, ma è una cosa di Xehanort. Quindi il dissidente è Xehanort. Ok. D'altronde la X può essere di Xehanort. È un potere, un incantesimo, ma è un incantesimo alla Merlino. È una magia del maestro Xehanort. Non ha a che fare con Keyblade, cuori e così via. È un incantesimo, è un artefatto magico, è qualcosa che lui ha costruito attraverso la sua consapevolezza di scienziato. Un po' come la macchina digitalizzante di Ansem. Una cosa fatta così tanto per... Sono magie dei maestri, magie dei tizi forti. Ok. Va bene. Nell'uno, hackera il corpo di Riku a Hollow Bastion, diventando Ansem Seeker of Darkness. Va bene. Ok. Va bene, diventa anche un portale per Because, va bene, sì. Ok.
È una cimice, esatto, è una cimice magica. Sì, vabbè, ho detto che era apposta per giocare, ragazzi. Xemnas crea l'organizzazione poco prima di Kingdom Hearts 1. Ah, ricordiamoci che comunque vorrei porre all'attenzione di tutti che pur se fatto, forse l'unico fatto bene, davvero, forse l'unico, questo è un mega giga non plus ultra retcon proprio a bomba, perché questo non era l'Heartless, ma manco per sbaglio in Kingdom Hearts 1 e 2. Proprio per niente. Questo semmai era Ancient the Wise che faceva i giri suoi. Ovviamente era Ancient the Wise in Kingdom Hearts 2. Poi vabbè. Ok. Poi è diventato l'Heartless di però ecco. Però è fatto bene. Però è fatto bene. È un buon retcon. A differenza magari di altri, questo è fatto bene. Questo funziona perché non è mai stato dichiarato il contrario, no? Allora, è smart. Allora. In ordine di poter completare l'organizzazione 13. O quella che sarebbe diventata... Questo l'abbiamo già detto la scorsa volta, ma lo sto rileggendo. Ha ordinato... Ok, mentre... Ah, ok, è una cosa... Ok, non ci sono particolari informazioni. Tompiet. Ti stai perdendo qualcosa, sì. La robot figure è sempre stata l'Heartless di Xehanort in Kingdom Hearts 1? No. Nel senso... Lo è una volta che è stato deciso che lo fosse, ma in Kingdom Hearts 1 non esisteva nessuno Xehanort. Non esisteva nessuno Xehanort. Neanche era stato scritto Xehanort. Quindi non era Xehanort, intendo questo. Ok. Poi in Kingdom Hearts 2 hanno voluto... giocare sul mistero di chi potesse essere, e poteva essere sia già Ansem, che poi possiede però The Seeker of Darkness, che poi possiede Riku, oppure in realtà, visto che ha la stessa voce, o tecnicamente in realtà Ansem era anche Ansem the Wise, essere Ansem the Wise che andava a controllare, cioè raga, poteva essere entrambe le cose. Poi è diventato l'Heartless di Xehanort. È come funziona la struttura di tutto questo. Ma funziona. Cioè, è godibile come riscrittura. Mi piace. Allora. Bastaluna dice... Esatto, ci sta la scena dove prende possesso di Riku. Si vede la robot figure... che tocca Riku? Ah sì? In Kingdom Hearts? Ah, fico! E quando? Allora non era Ancient the Wise. Era Ancient the Seeker of Darkness, ovviamente. No, lo so che era un... Sì, tranquillo, Omeo Max. Ma anche Xehanort ha diversi doppiatori, purtroppo per motivi più tragici, però ecco. Intendevo dire semplicemente che è stato riscritto il suo ruolo. A Hollow Bastion nel Final Mix. Ok. Sì, no, è un retcon lo stesso, ma era il punto, non era per, era per dire, era per fare un complimento al retcon, ricordando però che lo fosse. Alla Fortezza Oscura nel Final Mix, ok. Vediamo un po'. Se io cerco Kingdom Hearts 1, me lo ricordo che c'erano delle cutscene extra nel Final Mix con Riku, quelle mute. Ah no, anche nell'1 base. Kingdom Hearts 1 o cutscenes. Vediamo un po'. Questo è molto figo da fare insieme.
Ah, la scena è doppiata, ok. Era nell'uno base. Dopo che Riku... Ah, ok. 3 ore e 40 nel video... Ok. Ok, guys. Vediamo. Mettiamo anche l'audio. Facciamo una cosa carina. Poi sentiamo, poi rimettiamo la musica. Ah, eccolo. However, you can become stronger. You showed no fear in stepping through the door to darkness. It held no terror for you. Plunge deeper into the darkness, and your heart will grow even stronger. What should I do? It's really quite simple. Open yourself to the darkness. That is all. Let your heart, your being, become darkness itself. Perfetto. Mi piace fare questi bei giri. Ok. Tornando a noi, e qui si unisce a lui diventando il figone. Perfetto. Ansem, Seeker of Darkness. Allora. Ha visioni. No, ha visioni, scusate. Ha l'obiettivo di raggiungere il cuore dei mondi. Kingdom Hearts alla fine del mondo, ma viene distrutto da Sora. Lui poi in Dream Drop Distance, accolto dalle sue varie incarnazioni, viene resuscitato as his true self. Va bene, Old Xehanort. Perché fa parte... Xemnas e lui si uniscono, vengono sconfitti entrambi, le linee verdi si incrociano e diventano l'originale Xehanort, ovviamente. Ovviamente. Perfetto. Allora, Xemnas invece fa grooming di Roxas, combatte con Sora da Hollow Bastion, usando i suoi subordinati in Chain of Memories. Attira Sora in Castle Oblivion. Ruba le sue memorie per creare una replica che avrebbe potuto usare il Keyblade. Però vedi, è tutto fichissimo. Perché hai 8 giochi e per quanto sbagliato sia, comunque è figo. Ok? Sì, parla di Shion, ovviamente. Ah, ricordiamoci che... Ah, ricordiamoci la nostra conversazione. Io qua vi sgriderò sempre, eh. Vi sgriderò sempre. Io mi ricordo le discussioni. No, Mike, in realtà è semplicissimo, è tutto giusto. Shion si legge Shion perché c'è la vocale dopo. Quindi è Xemnas.
Shehanort, giusto? No, oh beh, no, perché... Muti! Fanno come cazzo gli pare! Allora. Ashel, esatto. Ordina Roxas in Days e a Shion di sconfiggere gli Heartless e comincia a creare Kingdom Hearts dal cuore delle persone. L'Heartless invece riprova a rubare il corpo di Riku in Chain of Memories. Questa purtroppo è una delle cose più mosce di Kingdom Hearts. Il comportamento di Ansem nei confronti di Riku, che continua a ripetersi in 3D, è veramente mediocre. Banale, ripetitivo, privo di interesse e profondità. È veramente il Team Rocket nel modo peggiore possibile. Fa cacare e, come direbbe Riku, puzza. Ed è un peccato perché poteva... era cominciato bene con l'idea dell'alba e così via. E infatti ci riprova e ci riprova. Fine. Cioè, è proprio... Cioè, guardate... Cioè... Guardate che cosa comica. Ah, cerca di rapire Riku e riprendergli il corpo, ma fallisce. Prova a dire a Riku di usare l'oscurità e fallisce. Viene chiamato da Xehanort e sparisce. Cioè, so deep per il grande primo mega villain di Kingdom Hearts. Bella legacy, ragazzi. Va bene. Bravi, bravi, bravi. Bravi tutti. Ok. Diciamo che poteva essere fatto un lavoro migliore. Giusto quel pelo. Giusto quel pelino inoino. Visita Hollow Bastion, qui stiamo parlando di Xemnas, insieme agli altri membri dell'organizzazione, e si mostra a Sora. Attacca Sora e gli altri al mondo che non è mai esistito, insomma, The World That Never Was, il mondo degli Heartless, e dei Nobodies, il castello di nessuno. Ma oltre ad avere il proprio Kingdom Hearts fatto dai cuori delle persone e non dei mondi, distrutto da Ansem the Wise, viene anche preso a grandi pizze e calci da Sora e Riku e viene distrutto. Ok. Ostruito nei suoi piani da Sora, gli racconta tutto quello che voleva fare di segreto fino ad ora. Va bene. E lo combatte. Stanca un po' Sora, succedendo nell'obiettivo di non farlo più svegliare, di impedirgli di svegliarsi. Dopo essere chiamato da Xehanort, sparisce. Spariscono tutti. Molto obbedienti. Aspetta un secondo. Aspettate un secondo. Per leggendo questa roba, che effettivamente tutti arrivano lì e scompaiono, perché Xehanort scappa parlando... Cosa diceva? C'è poco tempo? Ah, non abbiamo molto tempo. Per cosa? Hai tutto il tempo che vuoi. Oh no. Non ho tempo. Perché scompaiono? We are out of time. Ma per cosa? Perché mancava una luce. Perché mancava una luce e se si fossero menati lì avrebbero rovinato tutto. Ma non è solo il tempo. Cioè, quello non è il tempo, quella è la situazione. Ah, ho fallito, ci rivedremo. No? Hmm.
Mi sa che ne riparleremo. Queste scene con la queste scene con la nuova consapevolezza sono tutte da rivedere, eh. C'è Simone. In chat che ha mandato alla moderatrice. Questa pagina. Dicendo che è fondamentale per capire perché Shion si pronuncia così. Ma si pronuncia così perché hanno voluto farla pronunciare così. Ma vediamolo insieme. È per questo. Si presume che sia per questo fiore? L'Aster Tataricus? E vediamo un po' che c'è scritto. È una pianta. E quindi? Ah, in Japan, Aster Tataricus is known as Shion. E infatti è scritto SH. Scusate. Ok. 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 Vabbè, ma scusate, ma sono in... è un non ti... Non è il nostro non ti scordare... Non è il nostro non ti scordare di me. Il non ti scordare di me... Vabbè, sì, ok, carino, ovviamente. È la classica ispirazione che viene all'autore per dare un nome o una storia o un background. Però, appunto... il simbolo del dissidente ha rovinato tutto. Allora. È Marluxia, esatto, comunque, esatto, esatto. Esatto. Ok, ok, ok. Comunque, grazie, grazie, perché è un approfondimento delizioso della poesia dietro la creazione del personaggio di Shion. Allora. Tornando però seri e a noi, ringraziando Simone, che ha ovviamente dato un supporto delizioso all'esperienza e al completismo della discussione, anche... Anche quando usciva da uno scherzo, comunque, il che è carino. Abbiamo l'ultima componente del grafico. Ossia, la più importante. Quello che fanno gli antagonisti veri e propri. Ossia, all'inizio di Kingdom Hearts 2, Isa viene recuperato come membro dell'Organizzazione 13. La vera Organizzazione 13. O no, c'è una domanda. C'è una domanda nella descrizione, o no? La cicatrice scavata sul suo volto, incisa sul suo volto, ha la stessa forma del simbolo del dissidente, del sigillo del dissidente. È per caso questa una prova che ha avuto gli occhi su di lui da un po' di tempo? Quindi che in qualche modo Young Xehanort stesse osservando Isa attraverso la sua cicatrice? Dipende. Se basta che ci sia una X... Gli avrà ben dovuto fare lui la cicatrice.
altrimenti diventa... Cioè, non capisco, non... Se basta una X ovunque, praticamente può fare, non lo so, lo fa negli spogliatoi delle ragazze e fa lo sguardone, non ho capito. Vabbè. La X, cioè la cicatrice, l'avrà fatta o l'avrà fatta ottenere a Isa con il suo incantesimo. Perché Young Xehanort, avendo seguito il percorso creato per lui... tramite l'istinto che il cuore aveva percepito dal viaggio nel tempo, non è vero, non può sapere tutto. Aveva la sensazione di sapere, semmai. Non può sapere tutto. Vabbè. Ok. Sapeva tutto fino a che non ha visto Sora cadere nell'abisso dei sogni. Quella conoscenza fu condivisa con tutti gli altri Xehanort. Quindi The Seeker of Darkness, Xemnas e gli altri. Aiuto. La conoscenza era condivisa la conoscenza sapeva tutto ma come sapeva tutto? Tu dimentichi tutto. Young Xehanort in Kingdom Hearts 2 sapeva tutti gli eventi fino a Dream Drop Distance? E chi gliel'ha detto? Qui servirebbe una freccia. In cui diceva che Master Xehanort era andato a dirglielo e quindi sapeva. Aveva un imprinting. Ma c'è una certa differenza fra avere un imprinting nel cuore del proprio desiderio di fare certe scelte che diventano... prese in quanto indirizzati attraverso una spinta iniziale che tocca nel cuore, quindi nello spirito, rispetto a Kang di Loki. Cioè, sapeva tutto, ma non oltre quel punto. È un po' diverso da il suo cuore aveva un lontano imprinting delle cose che avrebbe voluto che facesse. Vabbè, ok. Vabbè. Va bene. Ok, sapeva quello che doveva fare, se lo sentiva. Che è molto diverso da Young Xehanort knew of everything up until witnessing Sora fall into the Dreaming Abyss. Ma che cazzo, è un po' diverso. Cioè, è molto diverso. Noi non possiamo correggere anche nei glossari e nelle mappe concettuali gli errori che no, questo riquadro non è di Dream Drop Distance, manco per sbaglio. Dream Drop Distance comincia qui e c'è una linea tratteggiata che è sotto il riquadro. Ah, di Televento! Ah, è vero, di nuovo. Oh! Oh mio Dio, la mia testa! Di nuovo! Cioè, è collegato sotto! Ma perché? Ma metti questo sopra e sotto! Ma dai, è fatta di merda! È orribile!
Allora, ancora la linea sotto! Oh. Vabbè, ma non cambia niente comunque. Cioè, non cambia niente. Non cambia niente. Non cambia nulla. Non cambia niente. È divertente la gaff di nuovo, ma non cambia niente. Guida Sora che stava viaggiando attraverso gli Sleeping Worlds. Perché knew everything? È la stessa cosa, la cazzata rimane la stessa. No, non cambia niente, Joker. Non cambia assolutamente nulla. Il soggetto rimane Young Xehanort. Cioè, non cambia niente. Non cambia assolutamente niente, che sia in Dream Drop Distance o in Kingdom Hearts 2. Visto che comunque c'è scritto fino a che Sora dorme. Quindi che sia qui o qui, non cambia niente. Cioè, se non è una cazzata dovete spiegarmelo. Perché cioè, non mi permettevo di fare, sì, cazzata, va bene, Mike. Sto facendo del mio meglio. Lo faccio per Kingdom Hearts e per me. Non lo faccio mica, cioè, minchia, se uno vuole fare bashing su Kingdom Hearts è molto facile, ragazzi. Non sono qua per questo, al contrario, sono innamorato, ma, insomma, aiuto. Ma non ok, se sono cose che devo capire in seguito, d'accordo. Ma questa cosa è stata fatta as Kingdom Hearts 3D e sono abbastanza sicuro che sia uscito prima di Kingdom Hearts 3. Quindi questa informazione è di 3D. E si contraddice con tutte le altre. Si contraddice, è una contraddizione. Perché Young Xehanort non è Master Xehanort, è Young Xehanort. Se fosse stato l'Old che viaggiava indietro nel tempo, va bene. Aveva un po' di senso, ma non poteva neanche troppo. Sicuro? Sì, sicuro. Sicurissimo. Sì, Young Xehanort sta ancora viaggiando. Quindi si ricorda quello che gli ha detto Old alle isole. Va bene. Ma no. No. No, non è così. No. No, ti sbagli. No, ti sbagli, ti sbagli, ti sbagli. Perché quando Old viaggia nel tempo, non era ancora successo Dream Drop Distance. Quindi è sbagliato. È sbagliato. Non è così. È sbagliato, Joker, no, ti sbagli. Ti sbagli. O si sbagliano loro. Cioè, è sbagliata, questa cosa è sbagliata. Uno dei commenti meno evidenziati di tutti ha la risposta. L'ho trovata. L'ho trovata. È scritto di nuovo male. Perché c'è troppa roba in ballo. Ma ve la snodo io la cosa. Tramite quel commento devo capire, aspetta, se riesco a trovare. Ecco, Jupiter. Jupiter. Il soggetto non è
knew of everything up until witnessing Sora, inteso come questi eventi. No. No. No, no, no. Non è... No, lui non sa quello che deve succedere. Per la decima volta. Il soggetto è il percorso set out for him. L'imprinting arrivava fino al punto in cui Sora cade nella dreaming, nell'abisso dei sogni. Sapeva cosa doveva fare lui, ma non cosa accadeva intorno a lui. Il soggetto ha il suo percorso. E a un certo punto fa: ora sono blind anche con il cuore. Ora non so. Non ho. No, sono senza l'impulso di fare qualcosa che non sia indipendente. Così ha senso. Sì, è, non è proprio splendidamente esposta come cosa, mortacci, però va bene. Va bene. Ok. 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 Si poteva scrivere meglio, giusto un pelo. E nessuno di loro... Cioè, allora, non è chiaro il perché la conoscenza si sia suddivisa tra tutte le forme di Xehanort, ok? Una sorta di osmosi del cuore, just because... Però ecco. Ok. Esatto, Giopasa, eh? Come dice qua, è così per tutte le versioni di Xehanort. Sanno cosa devono fare, ma non sanno il perché. Finché non lo scoprono alla fine di Dream Drop Distance, quando appare il vecchiardo e manifesta il suo vero piano. Esattamente. Esattamente. Remkane, non c'entra niente che hanno un frammento del cuore di Xehanort. Ah, dici... Perché in teoria la consapevolezza di Young... Young è Xehanort. E lui l'imprinting non ce l'ha perché Xehanort vuole fare le cose. L'imprinting ce l'ha grazie al viaggio nel tempo del suo Heartless. Quindi che gli altri frammenti del suo cuore abbiano la consapevolezza in osmosi non è naturale. Ma probabilmente si può spiegare tramite Young Xehanort che va a fare la spia e racconta, oppure il fatto che l'inserimento della parte di cuore Horcrux di Old Xehanort ha un effetto, come si diceva prima, di approfondimento, di sovrascrittura della propria volontà. Ok? Ok. E poi torna al suo tempo, iniziando il percorso della sua vita che lo avrebbe portato a tornare nel suo tempo. Che ne pensate? Ci siamo? Questa seconda parte mi è piaciuta leggermente meno, perché tira tanto la corda, la tira veramente tanto. Però non vedo l'ora di vedere come si sviluppa. Non vedo veramente l'ora. Adesso, prima di passare alle interviste, facciamo una cosa. Vi parlo del prossimo step. Allora.
Io interagirò con quello che avete creato presto. Ho intenzione di mostrarvi davvero quanto siete incredibili. Sotto l'episodio 100 vi ho detto di scatenarvi e vi siete scatenati. Voi come community, tutti, da chi ha approfondito, a chi ha criticato e analizzato, a chi ha esposto, scritto, preparato, collezionato, accumulato, dati, informazioni, documenti, link, pianificazioni, risposte, domande. Ho letto commenti tra i più lunghi che abbia mai visto su YouTube. Anche nel mio percorso, che ha sempre avuto commenti molto, molto, molto estesi. Per esempio, cosa che però casca male adesso, e forse la ragazza non l'aveva intuito, Korak, che è qui in chat, ha creato un riassunto intero della storia di Kingdom Hearts e ci teneva che lo leggessi in questi approfondimenti, ma ragazzo, l'ho aperto e la prima cosa che appare è: che cosa accade in Dark Road? Due punti. Scrollo, quindi in Melodies of Memory ho chiuso. Nel senso, è un riassunto fatto non per questa fase, evidentemente. Non è il momento. Ed è bellissimo che tu l'abbia fatto, ma non... è anche per questo forse che rispondevi in quei modi. No, perché in realtà... no, perché in realtà non so queste cose. Però non ho letto niente. C'erano i capitoli e ho capito che... infatti, anche Artenite protegge dicendo ma guarda che in Dark Road non succede niente, stai tranquillo. È anche per questo che l'avrà scritto il ragazzo. Però ho deciso di aspettare. Continua ad aumentare la densità e la profondità, la completezza del tuo lavoro, perché sarà assolutamente protagonista del prossimo intermezzo. Lo sarà. E sarà l'intermezzo... Volete sapere di cosa? Perché si urla tutti insieme. Volete sapere di cosa? È scontato, non è un colpo di scena, ma sentirmelo dire vi farà sentire il brividino. Vedo che proprio... Ma come sputtanato? Ti ho fatto complimenti... Come sputtanato? Non è vero. Anzi, ho premiato. Semplicemente non è il momento. State tutti rispondendo... Ma non posso sapere se ci sono anticipazioni o meno. Se mi dici come si vince in Melodies of Memory, non lo leggo, non lo voglio leggere. Non è il momento di citare quei capitoli. Tempo al tempo. Continua, addensa. E fai pure anticipazioni a quel punto. Ma... Vedo che non state rispondendo bene. No, non è prima di Kingdom Hearts 3. Non è prima di Union. Ragazzi, il prossimo intermezzo... sarà... tra la fine della Xehanort Saga e la prossima, che vivremo blind insieme in diretta. Con tutto lo studio fatto e assimilato. Sarà prima del prossimo Kingdom Hearts Mainline, ovviamente. E lì si lavorerà bene. Con tutti. E i documenti tosti. Alla Korak & Company. Perché siete più di quanto non pensiate. Si sta facendo un lavoro qui. Di cuore, ma anche di testa. Quindi... leggeremo tutto, ma in questo intermezzo parteciperemo anche leggermente meno, se non molto meno, insieme a voi chat, ma limiterò domande, risposte, approfondimenti e discussioni solo con specificissimi
bollati, marchiati, veterani, che non possono fallire nelle spiegazioni. Sarà filtrato, a differenza di questo intermezzo, non ha filtri, il prossimo sarà filtrato. E sarà fighissimo. Perché lì sarà fatta. Tuttavia, per farvi vedere l'esempio della community di cui fate parte e con cui abbiamo a che fare, e nel mentre vi prometto che stavolta vi ringrazierò tutti, iscritto per iscritto, durante questo approfondimento, grazie ragazzi del supporto preziosissimo, mi premiate in quello che faccio, e per me è veramente, veramente importante vedere che accada in questo modo, è prezioso, davvero di cuore. Vi faccio... Allora. Ecco qua, vi faccio vedere questa cosina. Ecco qua. Ho trovato un esempio di quello che accade in questi commenti. Questo accade nei commenti di YouTube. Perdonatemi se in parte occultato, ma questo accade nei commenti di YouTube. E per esempio il ragazzo di prima, Korrak, ha dei link che portano a dei documenti non meno longevi, diciamo, di questo. Allora, facciamo un po' di approfondimento. Guardate quanto. Ragazzi, sono commenti. Questo è un commento. Questo è un commento di YouTube che ha aggiunto le YouTube Shorts come contenuti monetizzabili. Capito? Ok. Ecco. Ecco. Allora, ora che Dream Drop Distance ha raggiunto la sua conclusione, è necessario fissare alcuni punti della sua narrativa prima di proseguire nei restanti capitoli della saga. Sono sicuro che ci saranno moltissimi altri commenti. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. Stiamo raggiungendo l'obiettivo di permettere a chiunque stia seguendo in blind le live della Kingdom Hearts Saga di avere un quadro il più completo possibile delle informazioni che ci vengono non date in Dream Drop Distance. Ok? Quindi. Che cos'è questo regno dei sogni? Perché i mondi che visitiamo sono dormienti? Il regno dei sogni è un regno proprio come quello della luce, dell'oscurità e di mezzo, e quindi contiene al suo interno vari mondi. Quando in Kingdom Hearts 1 i mondi vengono inghiottiti dall'oscurità a causa delle azioni di Hanson the Seeker of Darkness, il loro cuore viene gettato nel sonno. Alla fine del primo capitolo, Sora riesce a salvare quei mondi, ma alcuni di essi restano paralizzati nella loro forma dormiente e non riescono a riaffiorare nel Regno della Luce. Durante DDD visitiamo proprio questi mondi. Questa è una cosa ovviamente aggiunta in DDD stesso. Ma quindi, mondi come quello di Notre Dame o di Pinocchio sono caduti nell'oscurità in Kingdom Hearts 1? Esattamente. Durante Kingdom Hearts 1, molti mondi cadono nell'oscurità ancor prima che Sora inizi il suo viaggio. Sono le stelle che vediamo spegnersi in cielo.
Nel primo capitolo Sora non salva mondi già caduti, ma chiude le serrature per il cuore di quei mondi in modo che l'oscurità non possa penetrare al loro interno, quindi le stelle che non sono ancora state spente. Quando sconfiggiamo Seeker of Darkness ai confini del mondo, molti dei mondi caduti si ripristinano. È il caso delle Isole del Destino o delle Terre del Branco, mentre altri restano intrappolati nel loro sonno. Questo è, ovviamente, retcon bullshit, ma dobbiamo adattarci all'idea che Nomura, giunto a questo punto della scrittura, non poteva fare altrimenti, visto che aveva già presentato che i mondi si sanassero, e quindi ha dovuto dire non tutti. Ok? Ok. Perché dobbiamo avventurarci nei mondi dormienti? Qual è lo scopo di questo esame? Yan Sid utilizza l'esame di maestria per ristabilire lo stato dei mondi dormienti, risvegliando le serrature addormentate, che è un'idea molto mediocre, i mondi possono essere liberati dal loro sonno ed essere ripristinati nel regno della luce. Poteva inventarsi una cosa diversa. È veramente brutta questa per me. Tuttavia, lo stregone afferma che se risvegliare le serrature permetterà a Sora e Riku di ottenere un potere che tornerà utile nel combattimento contro Xehanort. Tuttavia, la natura di questo potere, per ora, non è da approfondire. Come fanno Sora e Riku ad accedere al regno dei sogni? Tramite la magia di Yan Sid, i due ragazzi viaggiano indietro nel tempo, fino al giorno in cui le Isole del Destino furono inghiottite dall'oscurità e quindi gettate in esso. Nel sonno. Il soggetto era tempo, mi sono sbagliato. Vabbè, no. Vabbè. Sfruttando il loro mondo d'origine come trampolino di lancio, riescono a tuffarsi negli altri mondi dormienti. Viene spiegato che questo è l'unico modo per accedere al regno dei sogni. Le barriere che isolano i mondi dormienti sono molto resistenti, e neanche gli Heartless possono aggirarle, che è il motivo per cui non ne troviamo nel gioco. Sul funzionamento del viaggio nel tempo, invece, ci torneremo dopo. Ok, ma come fanno Sora e Riku a spostarsi tra i mondi dormienti? Cosa fanno concretamente una volta che le Isole del Destino cadono nell'oscurità? Se arrivare nel Regno dei Sogni dall'esterno è particolarmente difficile, spostarsi al suo interno è più semplice. I vari mondi dormienti sono collegati da portali, per capirci, quegli artefatti rosa con cui possiamo affrontare le missioni, e i divorasogni sono in grado di muoversi naturalmente grazie ad essi. Anche un essere umano può quindi aprirne uno grazie all'aiuto del Keyblade. È quello che fanno, per esempio, Sora e Riku dopo aver sbloccato una serratura addormentata. Solo che ste gran testine di capa di rapa non ce lo fanno capire e vedere adeguatamente, se non in qualche rara istanza che ricorderete appena. Perché esistono due versioni differenti dello stesso mondo dormiente? Che vuol dire che Riku è il divorasogni di Sora? E che cos'è in generale un divorasogni? Quando i due protagonisti raggiungono le Isole del Destino, Riku si accorge della presenza dell'Heartless di Xehanort e istintivamente si tuffa nei sogni di Sora. Per questo motivo, Riku visita nel corso della sua avventura delle versioni dei mondi dormienti plasmati non direttamente dai sogni dei mondi, come per Sora, ma dai sogni dello stesso Sora. Sì, è una matrioska di sogni. E fa veramente. Riku, entrando nei sogni del suo amico e sconfiggendo di volta in volta i suoi incubi, acquisisce il ruolo di protettore del sonno di Sora, e cioè diviene il suo divorasogni.
Queste sono tutte cose che già sapevamo, eh? Però, sapete, non sono proprio belline. Diventa il divorasogni. Ecco, cioè, i divorasogni... Come si generano, allora? Sono entità che da fuori entrano nel sogno di qualcuno... Vedremo. I divorasogni sono delle creature che abitano il regno dei sogni e sono capaci di spostarsi a piacimento tra i mondi dormienti utilizzando i portali. Possono essere classificati in due categorie. Gli spiriti sono creature benevole che ci guidano in esse. Gli incubi sono incarnazioni d'oscurità autoctone del reame addormentato. Quindi si generano dall'oscurità dormiente del mondo. E tutto quel casino che succede alla terra di mezzo, alla città di mezzo, sì, vabbè, che ci fanno lì i personaggi di The World Ends With You, Joshua sembra poter aprire dei portali. Come fa? Allora, la città di mezzo che visitiamo in Kingdom Hearts 1 è un luogo che compare quando qualcuno perde il proprio mondo di origine e ha bisogno di un posto nel quale rifugiarsi. Quando un mondo soccombe all'oscurità per opera, come vediamo nel primo capitolo di Seeker of Darkness, è possibile che alcuni individui si salvino e vengano condotti alla città di mezzo, che è quello che succede a Sora dopo la caduta delle Isole del Destino. Quando Seeker of Darkness viene sconfitto, la città di mezzo esaurisce il suo ruolo e scompare dal regno di mezzo. Prima di continuare, è necessaria una precisazione. I personaggi di Twewi che incontriamo nel gioco non sono le loro versioni canoniche, sono più simili ai personaggi di Final Fantasy. Hanno una loro storia che può più o meno divergere da quella del materiale d'origine. Ogni tentativo di collegare i due canoni è speculazione. Mi sembra assolutamente ovvio, visto che non è il mondo di Twewi, come appunto Traverse Town non è Balamb e Galvadia, no? Allora, detto ciò, quella che vediamo in Dream Drop Distance è una differente versione della città di mezzo collocata nel regno dei sogni. È un mondo che viene richiamato da Joshua utilizzando i frammenti dei sogni degli altri personaggi. Joshua dice che la città di mezzo si è manifestata come risposta al suo tentativo di salvare Negu e gli altri dopo che qualcosa è successo nel loro mondo di origine, lasciando intuire che questa versione dei personaggi sia stata cancellata nel gioco di Mietitore. Avrei detto che il loro mondo fosse caduto nell'oscurità dopo che Ansem avesse... Mi veniva più logico pensare che il suo tentativo di salvare gli amici fosse dinanzi al mondo che cadeva dell'oscurità. Però giustamente no, perché sarebbero poi finiti... Vabbè, ok. Ah, è vero, lo dice Joshua in una cutscene che hanno fallito la prova. Ok. Infatti ha più senso così, perché altrimenti si andava a cozzare con la vera Traverse Town. Ok. Il portale che Joshua utilizza per trasferire se stesso e gli altri nella città di mezzo è un vascello che si manifesta grazie ai sogni di Rhyme. Il perché sia stata data così tanta importanza alla ragazza non viene motivato, e probabilmente per richiamare il fatto che in Twewi proprio Rhyme è tormentata dall'idea di non avere un sogno, laddove in Dream Drop Distance dimostra di avere i sogni più forti e concreti di tutti. Meh. Il più grande eufemismo della giornata. Forse della settimana. Un'intera linea narrativa che sembra mettere le basi del progetto e della storia del mondo di gioco. Che me. Beati fumetti, benvenuti, grazie. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che roba.
Ma quindi la città di mezzo che vediamo accogliere tutti quei divorasogni alla fine del gioco si trova nel regno dei sogni o nel regno di mezzo? Il destino della città di mezzo non è mai stato reso chiaro né dal gioco né dalle interviste. Mentre i mondi dormienti dovrebbero normalmente svegliarsi e tornare nel regno della luce dopo averne sbloccato la serratura, la città di mezzo è un caso a parte. Quella che visitiamo in DDD è una versione del mondo che si manifesta direttamente nel regno dei sogni, senza quindi addormentarsi, soccombendo all'oscurità. Ok. Grazie a Joshua. È lecito pensare che la città di mezzo si manifesti semplicemente quando qualcuno ha bisogno di un mondo in cui rifugiarsi. Che sia nel regno di mezzo o nel regno dei sogni. Sono d'accordo che è così, eh. Però è tutta colpa di Dream Drop Distance, sta cacata. I divorasogni, cioè, possono aver richiamato nuovamente la città nel loro reame perché bisognosi di una casa. D'altronde, i titoli di coda che portano Sora a visitarli nel finale sono molto simili a un drop, lasciando presupporre che effettivamente le creature siano ancora nel regno dei sogni. Va bene. Ma a prescindere da tutto, i divorasogni possono manifestarsi anche fuori da esse? Perché sono presenti anche nel mondo che non esiste, nonostante ci venga fatto capire che sia un mondo sveglio? O anch'esso sta sognando? Cos'è reale e cosa no? Ricordandoci che la frase iniziale di Kingdom Hearts era messa a mo' di etichetta coatta, occhiali da sole, perché non ha nessuna conseguenza. Ok, fa un bel respiro. Proviamo a spiegare tutto. Nonostante abitino il regno dei sogni, non è impossibile che i divorasogni escano al di fuori di esso. E per capirlo, dobbiamo analizzare un po' meglio la situazione del mondo che non esiste. Ma infatti probabilmente la frase iniziale di Sora è perché è tipo Sucker Punch Kingdom Hearts, si scoprirà questo. Come confermato nell'intervista di Famitsu, l'arrivo nella versione sveglia del mondo che non esiste è indicato dalla comparsa a schermo del logo del mondo. Ok. Per Sora, quando Sora chiude le 7 serrature previste dall'esame, riemerge dal regno dei sogni nel mondo che non esiste. Come dice Xigbar, si tratta di un mondo reale e l'organizzazione ha condotto lì appositamente il ragazzo. Ok. Il mondo che non esiste non è mai caduto nell'oscurità e non avrebbe senso che fosse dormiente, visto che lo visitiamo in Kingdom Hearts 2. Tuttavia, quando appare giovane Xehanort, Sora subisce forzatamente un drop. È quella cutscene che viene brutalmente interrotta quando entriamo per la prima volta nel mondo finale. Da questo momento in avanti, Sora sta dormendo. Ma non si trova più nel sogno di un mondo, bensì nel suo stesso sogno! Sora interagisce con Roxas
e Shion proprio perché si sta interfacciando con realtà presenti nel suo cuore, perché è il suo cuore che sta sognando. Alla luce di ciò, la reazione out of character di Xigbar, che si impressiona al discorso di Sovra, potrebbe davvero essere dovuta al fatto che lui riesce a percepire i cuori legati al ragazzo. Headcanon. Dal momento che Sora si addormenta nuovamente, Riku rimane all'interno del sogno dell'amico. La prima parte del mondo che non esiste, giocata con Riku, si svolge quindi nel regno dei sogni. Dopo aver sconfitto prima l'incubo antinero, la rappresentazione ultima degli incubi di Sora, e poi Seeker of Darkness, il ragazzo riesce a uscire dal sogno e riemergere nel mondo reale. L'ultima parte di DDD e la boss fight contro il giovane Xehanort si svolgono quindi nel mondo reale, e infatti anche Topolino e Lee raggiungono facilmente quel luogo. Detto ciò, Riku nota come anche nel mondo reale il simbolo da divorasogni sulla sua schiena non scompaia, e questo perché Sora sta ancora dormendo. Quindi i divorasogni possono uscire con qualche magic bullshit anche dal mondo dei sogni. Anche i suoi compagni di Divorasogni riemergono nel mondo reale per aiutarlo. Come si afferma anche nell'Ultimania, quindi, queste creature sono sì proprie del regno dei sogni, ma possono occasionalmente uscirne, con occasionalmente che può diventare in futuro qualunque cosa. Qualunque cosa. È tutto inutilmente contorto, ma farò finta di aver capito. L'inizio della domanda è decisamente valido. Il mondo di Tron, invece, come si incastra con tutto questo? Non viene detto che i dati non possono sognare? Risposta. La rete è una delle cose più confusionarie di Dream Drop Distance e non ha una vera spiegazione ufficiale. Giovane Xehanort dice chiaramente che i dati non possono sognare e che quindi quel mondo è reale, ma ci sono numerosissimi divorasogni che scorrazzano in giro e se davvero Sora è sveglio, in quel momento, allora Riku dovrebbe perdere il suo simbolo da divorasogni. Una spiegazione spesso proposta, che non è il dovere, la lasciamo perdere, che però rimane pura speculazione, è la seguente. Come sappiamo, la rete è il mondo digitale originario sulla base del quale Ansem il Saggio modellerà Space Paranoids. Così come i dati di Space Paranoids si trovano su un computer a Radiant Garden, così anche quelli della rete devono trovarsi sul computer di un mondo, quello di cui è originario Sam Flynn. Possiamo allora immaginare che quel mondo esterno stia dormendo e che quindi i dati che compongono la rete siano stati portati nel regno dei sogni, permettendo ai divorasogni di invaderlo. Aspetta. Allora, che succede? Cambia host? Tipo è un riarrangiamento che non conosco? Ok, non ho sentito niente. Ero troppo... Io sento la mia voce. Non ho sentito niente. Io non sento molto la host che sentite voi, ragazzi. Perché con queste cuffie è un po' particolare quando leggo ad alta voce un testo per il microfono per non farmi sentire sei basso. Ok, c'è problema. Ecco. Quando non parlo è meglio. Lo sento un po'. Mi fido di voi. Siete bellissimi. Allora. Ok. Allora. Mi sono perso completamente. Sì, allora, una spiegazione spesso proposta, che però rimane pura speculazione, è la seguente. Voglio rileggerlo. Come sappiamo, la rete è il mondo digitale originario sulla base del quale Ansem il Saggio... No, non mi va di rileggerlo. Ok, possiamo allora immaginare che quel mondo esterno stia dormendo e che quindi i dati che compongono la rete siano stati portati nel regno dei sogni, permettendo ai divorasogni di invaderlo, nonostante non stiano dormendo di per sé.
gentlemen. Ma invece la torre di Yen Sid? Quella di certo non sta dormendo. Eppure ce la ritroviamo nel mondo di fantasia. La torre di Yen Sid è una costruzione che si sposta nello spazio tra i mondi e occasionalmente gravita attorno ad essa. In Kingdom Hearts 2 era vicino a Crepuscopoli, mentre in Birth by Sleep era totalmente isolata. A un certo punto del tempo deve essere stata annessa al mondo di fantasia. Quando i mondi sognano, tendono a riempire i buchi causati dall'assenza di materiale, di oggetti o individui. Così come il grillo. Scusate, mi ero dimenticato. La torre di Yen Sid è una costruzione che si sposta nello spazio tra i mondi e occasionalmente gravita attorno ad esse. In Kingdom Hearts 2 era vicino a Crepuscopoli, mentre in Birth by Sleep... era totalmente isolata. A un certo punto del tempo deve essere stata annessa al mondo di fantasia. Quando i mondi sognano, tendono a riempire i buchi causati dall'assenza di materiale, di oggetti o individui, così come il grillo parlante, Topolino, Pippo, Paperino, Mini e Pietro compaiono come proiezioni oniriche all'interno dei mondi dormienti. Anche la torre di Yen Sid è presente come mero effetto del sogno. Vabbè, c'è problema. Mentre un ragazzo dice, Mike, la frase Sora sta viaggiando nei suoi sogni è sbagliata. Sora è solamente addormentato e sta rivivendo i suoi ricordi, che poi sono quelli di Roxas, Shion e Ventus. E facendo così, si sta abbandonando nell'oscurità come aveva detto Xigbar. Quindi no, non viaggia dentro di sé nonostante Riku possa vederlo. Non ha più senso così. Non ha molto più senso, cioè... Non ha più senso così. Non ha più senso così. Non ce l'ha proprio. Né a meno. Ci abbiamo tolto il... Cioè, non... Non credo sia così importante. Però... Va bene. Allora. Sezione 2. Viaggio nel tempo. Come funziona davvero il viaggio nel tempo? Giovane Xehanort sembra dare delle regole precise, ma non sembra tornare comunque nulla. Cerchiamo di analizzare passo passo. Le regole sono: per viaggiare nel tempo occorre lasciare indietro il proprio corpo. Ecco che è quello che dicevo io. Perché questa condizione sia rispettata, si può utilizzare un Keyblade per separare il proprio cuore dal corpo. Si tratta, come sappiamo da Birth by Sleep, di una pratica riservata ai maestri del Keyblade. Oh, Tony, tranquillo, non metto le live, Sabonli. Potrei recuperarla come, quanto e quando vuoi. Xehanort fa proprio questo, utilizza il Keyblade per separarsi in Heartless, la figura incappucciata, poi Ansem Sod, e nessuno, Xemnas. Il suo Heartless, dotato di senno, è così capace di viaggiare nel tempo a piacimento. Ma solo in avanti dopo quel punto. Esistono delle scappatoie a questa regola che analizzeremo in seguito. Per adesso prendiamo in considerazione solo l'Heartless di Xehanort, poiché è il suo viaggio quello più conforme alle regole. Va bene. È possibile viaggiare soltanto in un momento del tempo nel quale è presente una propria versione di se stesso, passata o futura. Ok. Il viaggio nel tempo è possibile quindi sia nel passato che nel futuro. Come cuori si può raggiungere qualsiasi versione di sé. Il viaggio nel tempo non consiste in una possessione del proprio corpo in un'altra epoca, ovviamente.
l'Heartless di Xehanort, quando viaggia indietro nel tempo, interagisce attivamente con la sua versione più giovane. E lo sappiamo. Quando un viaggiatore torna al suo tempo d'origine, perde ogni ricordo del viaggio nel tempo. Tuttavia il suo cuore conserverà quelle esperienze nel profondo, guidando inconsciamente il soggetto nelle sue future scelte. Questa regola ci dice che quando il giovane Xehanort tornerà nel suo tempo, si scorderà di tutti gli eventi di DDD e diventerà il Master Xehanort che conosciamo. Interessante è allora pensare che anche lo Xehanort che abbiamo incontrato nei vari giochi da giovane sia stato contattato dalla sua versione futura, e che quindi si dimostri così lungimirante perché nel suo cuore ha già scolpite le conoscenze del futuro. Chissà, sì, è così. Non è possibile in nessun caso cambiare il corso degli eventi. Ok. La timeline di Kingdom Hearts è cioè fissa. Anche gli stessi viaggi nel tempo sono già scritti. E tutto avviene secondo quanto predeterminato dal destino. Non lo so. Non saprei. Non è possibile viaggiare nel tempo per cambiare degli avvenimenti passati, perché in ogni caso tutto porterebbe sempre allo stesso risultato. Questo sì. Però non sono molto sicuro che sia davvero così. Perché Xehanort vuole creare la seconda guerra del Keyblade tra una ventina di pirla, al posto che un esercito. E non è predestinato che ci riesca o fallisca. Direi. Preferirei, perché altrimenti, mio Dio, che palle. Cioè, come distruggere una storia dalle fondamenta. Comunque, vedremo. Vedremo. Sì, va bene, Kairi ha detto All worlds have one sky and one destiny. Ma chi cazzo è Kairi? Kairi. Vabbè, allora, se l'ha detto Kairi, il destino esiste. Ma che è un clown rosa, Kairi. Allora. Sì, il destino è citato più volte anche nel mondo reale, che vuol dire? Il destino lo citano tutti perché gli piace e gli fa comodo. Cioè, fondamentalmente, fondamentalmente, se il viaggio nel tempo funziona in questo modo, per quale ragione Master Xehanort non viaggia come cuore nel futuro a vedere se c'è la guerra del Keyblade? E a godersela un po'. Così da sapere esattamente che deve fare per raggiungere quell'obiettivo. Non se ne ricorderebbe, ma il suo cuore sì. Il suo cuore sì. Come non c'è una versione di sé? Che ne sai che non c'è una versione di sé? È nel futuro. È nel futuro, non puoi sapere se c'è una versione di sé. Da qualche parte una versione di sé ci sarà. Magari l'ha già fatto, sì.
magari vai al cimitero dei Keyblade e fai uno scan di te stesso nel futuro. Magari appare e fai, oh, andiamo a vedere. E lui ti fa, minchia, stai attento, bro, non fare sta cosa. E risolvi. Anche se in realtà non cambia nulla, perché il futuro non può essere cambiato, vabbè. Diciamo che sì, esatto, funziona. Può averlo fatto, ma non serve a niente. Perché è inutile, esatto, perché è inutile farlo. Allora. Ma allora, come fa giovane Xehanort a viaggiare nel tempo? Ah! La mia domanda! La mia domanda! La mia domanda! Ok. 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 Purtroppo si tratta di un punto cruciale della trama, you don't say, che viene spiegato per bene solo nelle interviste. Trattandosi di qualcosa di così fondamentale, dobbiamo per forza prendere per oro colato le informazioni presenti in fonti esterne. Che il bello è che queste fonti parlano di un avvenimento cruciale che è in contrasto diretto con tutto ciò che viene detto nell'opera. Ok. La risposta comunque è la seguente. Esiste una quinta regola ai viaggi nel tempo che non viene mai direttamente nominata. Allora. Quando un cuore acquista la capacità di viaggiare nel tempo, può trasferire questo potere ad altre versioni di sé e fungere da portale per altri individui. Con il corpo? Vi rimetto la musichetta. Quando l'Artlas di Xehanort è entrato in contatto con il giovane, il potere del viaggiare nel tempo è stato trasferito al ragazzo. Ma non esiste sta cosa. Cioè, anche nel diagramma diceva così, ma non è vero, nel senso... Gli dice che si può fare. Xehanort, riuscendo a interagire con una versione futura di se stesso, diviene capace di trascendere il tempo. Ottenuta la capacità di viaggiare nel tempo in maniera autonoma, quindi questa regola, quindi la regola del cuore funziona è solo la prima volta. Solo la prima volta. Poi da quelle in poi non serve essere un cuore. Chiunque può fare quello che ha fatto Xehanort. L'importante è che vai a parlare con qualcuno di più giovane.
e gli dai il potere di viaggiare nel tempo senza le regole precedenti, o meglio, senza una delle regole più importanti precedente. Minchia, era meglio un piano. Vabbè, ok. Questa non è lungimiranza, questa è Deus Ex Machina nella Deus Ex Machina. Vabbè. Va bene, ok. Questo è un estratto dell'intervista di Famitsu in cui Nomura parla di questa regola. Eh sì, la prima volta. Devi essere un cuore la prima volta. Poi vai al te stesso del passato e il te stesso del passato potrà farlo senza la regola di essere un cuore. Ma cosa vuol dire? Funziona da un portale evocando Xemnas e Ansem ogni volta che appaiono. Ogni volta che appaiono. È in DDD, e ho capito. Cioè, non... ho capito, in DDD. E quindi Ansem... Xemnas... non decidono di apparire insieme a Young Xehanort? Non gli è stato detto del viaggio nel tempo? Le chiama Young Xehanort perché trascende non solo il tempo, ma spinge i cuori, spinge le altre entità ad apparire forzatamente nei tempi, nei posti che vuole lui? Vengono gentilmente rapite. Vabbè, ma non si fa così. Non si fa così, ragazzi, cioè. Mi costruisci una struttura con delle regole e poi per il personaggio che usa quel sistema non vale nulla? Se ne creano altre tre completamente libere, prive di qualunque logica rispetto a quello che è stato precedentemente costruito nello stesso cazzo di capitolo? Vabbè. Sti cazzi. Vabbè, va bene, va bene, va bene. Sono buoni tutti, comunque fa così. Proprio tutti. Tutti. Anche il più ottuso dei fanfictioner. Solo che lì lo prendi per il culo, gli dai dell'imbecille e lo fai tornare a studiare. Allora. Additivamente, quando Sora e Riku cadono nel mondo del sonno, simultaneamente, giovane Xehanort si addormenta, anche lui. Cioè, va a dormire, va nel mondo dei... Vabbè, ok. Va bene. A questo punto, prima di proseguire nell'ultima parte... vi faccio una domanda perché ho bisogno di un reset mentale, perché questo è stato veramente troppo. E non perché è complesso, purtroppo. Ansem the Seeker of Darkness. Miki. Vabbè. Ansem the Seeker of Darkness, perché esiste ancora? Nel senso, la sua forma fisica e non rappresentativa dell'oscurità nell'interno dello spirito, del cuore di Riku, perché esiste?
Perché vai in giro? Cioè, è una domanda che faccio bene a farmi. Ah, sì, viene... Sì, è preso dal passato. Viene richiamato... Quindi sì, perché non è davvero... Viene dal passato. Però, incidentalmente, quando viene evocato, significa che in teoria... Che in teoria... Il cattivo di Kingdom Hearts 1... Ogni tanto spariva dalle mappe di Kingdom Hearts 1, appariva accanto a Young Xehanort e sarebbe dovuto essere molto confuso, visto che era stato evocato, to summon e evocare. Avrebbe dovuto essere molto confuso, piuttosto che fare il gradasso dinanzi a un Sora con vestiti diversi, in un mondo universalmente diverso, con personaggi che non conosce di se stesso, vabbè... Avrebbe dovuto farsi delle domande. E poi torna al suo tempo con il suo non cuore che ha acquisito la consapevolezza di essere stato nel futuro. Ma che cazzo di merda è? Dimentica tutto quando torna. Poi magari non avendo un cuore neanche all'imprinting. Ma non è quello il punto, ragazzi. Vabbè, sì, magari li può prendere una o due volte, non importa quante sono. Perché lo fa? Per fare un dispetto a Sora e farlo cagare sotto. Non... Ma poi li richiama lui come portale perché sono il suo nessuno e il suo... no, Greenwolf. No. Non fu proprio... Cioè, tu dici, ma fu proprio Ansem ad andare da giovane Xehanort dicendogli quello che doveva fare. Quindi non si sarebbe stupito. No, ti sbagli, perché per retcon reasons che non... Cioè, per... No, non potevi risolvere questa cosa. Quindi quello che accade in Kingdom Hearts 1 è che l'Heartless di Terranort si rincoglionisce e diventa un imbecille che dimentica tutto quello che aveva saputo come Master Xehanort, volendo soltanto fare il cattivone Disney di Final Fantasy. Quindi, o Young Xehanort mi chiama l'incappucciato, e allora sono d'accordo con te, sapeva già tutto ed era pronto a fare il gradasso, ok? Ma se mi chiami quello con la faccia di Seeker of Darkness, con il corpo di Riku, non sa niente, perché si era rincoglionito. E invece... Sì, ma no, Jopaz. Ho capito che il tizio... Lo sappiamo benissimo che il tizio incappucciato che dice le cose a Young Xehanort e poi diventa Ansem Seeker of Darkness. Ma Seeker of Darkness dimentica tutto. Ma come non mi pare che si sia rincoglionito? Mi state dicendo che il cattivo di Kingdom Hearts 1 aveva in mente tutto il piano di Xehanort? Ma non è vero! Non fa niente per farlo! Non fa niente! Va alla fine del mondo a fare le scorregge e si becca una luce in faccia! Vuoi che veramente Xehanort non sapesse che aprendo la porta ci sarebbe stata la luce? Ma che cazzo dite? Ma che cazzo dite? Give me your darkness, Kingdom Hearts! Master Xehanort! Ma quando mai? Si fa inculare dal ragazzino di 10 anni... col suo primo Keyblade in mano. Quello ha studiato la guerra dei Keyblade. Ha fatto il Keyblade. Ha creato Vanitas. Ha creato... Fatto tutto. Però no, la porta non lo sa che si apre e c'è la luce dentro. Ma dai. Ma dai. La scusa è che quando l'Heartless prende il corpo di Riku...
cade vittima della sua oscurità. E cadendo vittima della sua oscurità, diventa un vero Heartless. No? Cioè, senziente e potente, ma cade vittima di se stesso. È l'unico modo. Quindi, quando viene evocato da Young Xehanort, dovrà farsi qualche domanda. Perché se il cuore di Xehanort, con la consapevolezza del maestro e allievo insieme a Heracus, della maestria del Keyblade, del piano oscuro per le 13 oscurità e bla bla bla, si comporta in quel modo in Kingdom Hearts 1, oh, crolla tutto, eh? Andrea dice: in Dream Drop Distance dicono che quando richiamano qualcuno dal passato, questo qualcuno ottiene le informazioni dei suoi altri sé che lo hanno richiamato e poi la perdono una volta tornati al loro tempo. Ma quando viene detta questa cosa? Ma quindi in Dream Drop Distance si parla di chiamare gente dal passato? Quindi, vabbè, vediamo che succede. Ma il concetto stesso di chiamare qualcuno dal passato non faceva parte delle regole. Il richiamo è soltanto nella sala finale, ma il presupposto era che tutti arrivassero lì coscientemente, perché finalmente consapevoli del piano. Cioè, il colpo di scena era che, presa consapevolezza, tutti arrivavano in quel dato momento perché si stava ricomponendo Old Xehanort. Così perde di qualunque pathos. Ah, quello diventa un portale, può chiamare gli altri, perché lo diventa. Ma la regola del cuore? No, lui non serve perché è Xehanort, è giovane. E quindi? Gliel'ha trasferito. E chi l'ha detto? Io, adesso. Ma nel gioco? Si capisce, no? Ok. Minchia, era... Cioè... Wow. Non me l'aspettavo sta cosa. Non lo so, cioè, ero pronto a tutto, eh. Allora, vediamo un po'. Allora. Ma allora, giovane Xehanort, viaggia nel tempo con tutto il corpo? Nonostante non sia mai detto in maniera inequivocabile, l'idea è quella. Alla fine di Dream Drop Distance, Young Xehanort e gli altri membri dell'organizzazione scompaiono perché non riescono più a conservare la propria forma fisica. Che non sarebbe dovuta poter arrivare lì in ogni caso, tornando nelle loro epoche. Ma ci riescono perché richiamati dal portale che è diventato giovane Xehanort, in quanto il cuore del suo essere anziano, gli ha detto come fare, anche se lui d'origine non poteva saperlo fare in quanto doveva viaggiare come cuore. Però il fatto che l'anziano abbia conosciuto il giovane e gli abbia parlato gli ha donato un potere passivo innato. Bene. Che non è mai stato citato nella storia fino ad ora in questa intervista. Va bene.
Questo proprio perché il viaggio con tutto il corpo non dovrebbe essere possibile. Il giovane Xehanort riesce a trascendere il tempo solo per poco. Va bene. Quindi... Sì, vabbè, gli ha trasferito il potere. Un potere che non aveva la robot figure, comunque. E Sora e Riku, come fanno a tornare alle isole del destino? Semplice. Barano. Utilizzano la magia di Yan Sid e vengono portati indietro nel tempo. Anche se delle versioni di loro stessi erano effettivamente presenti all'epoca, non viaggiano comunque come dei cuori puri. Devo farvi una domanda. È importantissimo. In realtà avevo accumulato fin dall'inizio della live il colpo di scena. Io vi ho sempre detto che avremmo letto le interviste. Il colpo di scena finale era dirvi che non avremmo letto le interviste in questo intermezzo. Ma a quanto pare è più importante di quanto temesse. Molto più importante di quanto temesse. Ma... La mia idea era di leggerle in futuro e di lunedì prossimo finire Dream Drop Distance. Ma forse dovremmo farlo insieme alla lettura delle interviste. Devo cambiare i piani perché... Figa. Allora, adesso vi faccio una domanda. Perché c'è una cosa che non capisco e devo capire io tramite voi, veterani se possibile. Ricordatevi che io sono qua per amore. Di Kingdom Hearts e la figaggine di unire i puntini e di speculare, di raggiungere delle teorie su delle regole non può funzionare se queste regole persino internamente allo stesso gioco vengono costruite per essere rotte senza base. Allora, mi spiegate, se la base dell'intero plot dell'antagonista è che viaggia nel tempo utilizzando supercazzole allucinanti per non dover essere in forma di cuore, a che serve mettere la regola di poter viaggiare solo in forma di cuore? Metti che serve un'altra cosa. Aggiungi una regola diversa. Cioè, dillo, spiegalo che Xehanort è diventato un Heartless mandando apposta solo il cuore nel passato per XYZ motivi. Non mettere la regola per fare il retcon per poi negarla senza avvisare nessuno, così che tutti possono viaggiare nel tempo come antagonisti senza averla, però c'è un countdown che non... perché è un po' difficile. Non... Cioè, magari Xehanort era l'unico che sapeva che serviva quel trucco per... Vabbè, non importa, i sei ma, ragazzi. Vediamo dove si va. È da sottolineare che il loro aspetto più giovane deriva solo dalla magia di Yan Sid e serve a far immedesimare meglio i ragazzi nell'esame. Come già detto, il viaggio nel tempo non è una possessione di una vecchia versione di sé. Sì, è molto bello che l'opera cerchi di complicarsi da sola le cose nel modo più volgare e contorto possibile. In molti ipotizzano che Sora e Riku abbiano la capacità di trascendere il tempo
Perché Sora è diventato un cuore ai tempi in cui si trasformò in Heartless in Kingdom Hearts 1 e Riku, quando ha ceduto all'oscurità soggiogato da Ansem. La magia di Yen Sid interverrebbe quindi solo in sostituzione del trasferimento del potere che avviene, per esempio, tra l'Heartless Xehanort e il giovane Xehanort. Si tratta comunque di una speculazione, non viene mai spiegato quanto la magia dello stregone possa davvero forzare le regole del viaggio del tempo. Questa speculazione perlomeno si appoggia alla nuova regola inventata di Xehanort da giovane. Cioè, semplifica perché ti permette di collegarti all'altra supercazzola, rendendo le due che si risolvono con una. Soluzione finale, no? La regola è la stessa. La regola misteriosa del fatto che se ti sposti come cuore, poi puoi dare il potere permanentemente al tuo corpo precedente. Vabbè. Ok, a proposito, ma Ursula che diamine ci faceva alle Isole del Destino? Non viene mai spiegato. Davvero? Cazzo, sta cosa non... Fino ad ora è tutto così. In realtà si trova lì probabilmente per problemi della produzione che hanno portato a cut content. Alcune wiki riportano che anche lei è stata traghettata da giovane Xehanort come Ansem e Xemnas. Ma perché? Perché dovrebbe? Perché Ursula? Sono stanco. Anche Pietro in Kingdom Hearts 2 è capace di aprire una porta del tempo per arrivare al fiume senza tempo. Come? Nessuno lo sa. Mi viene da piangere. Allora, vi posso dire una cosa? Vi posso chiedere una cosa, cioè, io non ho molta speranza di questo dettaglio, ma adesso basta regole, giusto? Cioè, adesso abbiamo le Dream Drop Distance dopo, con tutto sto gigantesco, e non solo il viaggio del tempo, con tutto questo gigantesco sistema di leve e specchi, basta! Cioè, Kingdom Hearts 3 si basa sull'enorme contorto edificio costruito. Basta! Giusto? Basta! Nel senso, basta regole nuove che mentono a se stesse nell'istante in cui vengono inserite. Perché basta! Cioè, adesso devi cominciare a correggere, a solidificare, perché... cioè... Ma andava così bene fino... Cioè, era finito... Vabbè. Ma quindi, Ansem Seeker of Darkness. E Xemnas sapevano tutto fin dall'inizio? Perché sembrano così ignari di tutto? E Terranorth non aveva perso la memoria? Nonostante l'amnesia di Terranorth fosse reale, questa era solo temporanea. Xigbar si rende conto all'inizio di Dream Drop Distance che l'apprendista di Ansem ha ormai riacquisito gran parte della sua identità. Sul perché sia successo, non possiamo ancora dire nulla. Non avrebbe senso altrimenti. Nel gioco ci viene spiegato che l'Heartless di Xehanort, la figura incappucciata, era perfettamente consapevole di doversi recare alle Isole del Destino per interferire nell'esame di maestria di Sora e Riku. Ok. Così come di dover viaggiare nel tempo per contattare il giovane Xehanort. Anche Xemnas ci dice chiaramente di aver ingannato i membri dell'organizzazione e di aver sempre voluto utilizzare Kingdom Hearts per i suoi scopi. E già in Kingdom Hearts 2 parlava all'armatura di Aqua, in Final Mix, riferendosi a essa come Old Friend, mentre nell'ultimo report di Days... Minchia ragazzi, bravi, che comunque siete incredibili. Cioè, questo ragazzo ha fatto un lavoro incredibile. Ci suggeriva che avesse obiettivi di cui non eravamo a conoscenza all'epoca.
Quindi sì, per quanto possa non piacere la risposta, è che Ansem, Secret of Darkness, che sia Ansem che Xemnas fossero a conoscenza del piano di Xehanort. Che cazzo di circo. Questo non esclude comunque che con il tempo il giudizio dell'Heartless si sia annebbiato e abbia... È quello che ho detto io! È quello che ho detto io! E abbia gradualmente ceduto all'oscurità. È l'unica spiegazione. Per proteggere quello che non dovrebbe meritare protezione, ma la merita per amore e per le cose belle che ha fatto. È il motivo per il quale vi ho detto che era una figata la scorsa volta. Ma questa parte qua è gravissima. È gravissima. Questa, se non fossi il nuovo Sakaguchi a livello di importanza nell'azienda e non fossi un ricco creativo che può fare quello che vuole nel modo in cui vuole, quando vuole, da gradasso e autore, questo cioè, se uno stagista fa una cosa del genere, lo butti a casa e lo rifai tornare a studiare. Ma non sai neanche se dargli un'altra chance, eh? Specialmente dopo 8 sceneggiature. 7, facciamo 7. O che Xemnas sotto sotto non riuscisse a coltivare il suo piccolo cuore da nessuno e che quindi quei discorsi in Kingdom Hearts 2 fossero un minimo sinceri. Ma per forza, non hai scelta. Rimangono personaggi a loro stanti con un certo margine di autonomia, ma entrambi, ci dice DDD, la sapevano lunga. Ansem, Seeker of Darkness, la sapeva lunga. Il villain ottuso che dice quelle frasi in Kingdom Hearts 1 e diventa la nave fluttuante, la sapeva lunga. Quello che dice le frasi fatte sull'oscurità e nient'altro. Con le coattate nella isola del destino, la sapeva lunga. Famo che quando assorbe Riku, anche a causa dell'oscurità di Riku, si inebria di essa e si perde. Ok? Ok? È così. Perché si passa da... Cioè... Dai. Secondo me è assolutamente corretto da dire. Che cavolo era quella roba del sigillo del dissidente e la X sui vestiti di Sora? Il sigillo del dissidente è un marchio che permette a Xehanort di sapere in qualsiasi momento dove si trova un certo oggetto o individuo. I nessuno dell'organizzazione erano marchiati con esso, per essere tenuti sotto controllo. Quando la figura incappucciata interviene all'isola del destino, applica il sigillo del dissidente su Sora e da quel momento Young Xehanort e il resto dell'organizzazione lo monitorano e lo guidano fino al mondo che non esiste, facendolo cadere in un incubo sempre più profondo, così che il suo cuore possa essere consumato dall'oscurità e il suo corpo fungere da tredicesimo vessel per Xehanort. Ok. Ma il fatto che non capisco è che Nomura ha scritto Dream Drop Distance. E quindi poteva fare quello che voleva. E poteva, nonostante tutto, tirando, farlo funzionare, come ha fatto
fino a qui. Poteva farlo, poteva inventare qualunque regola, qualunque, per... È incredibile che abbia deciso invece di fare delle cose e creare 500 eccezioni a Matrioska, distruggendo retroattivamente il retcon che aveva fatto per correggere retroattivamente. Ma come fai? È come scappare da un errore così velocemente che ti autoinculi, infilandoti anche l'errore di prima ancora più a fondo. Metafora un po' particolare, però. È un retcon within retcon. Esatto. Esatto. Ma sì, ma è calzante il fatto che l'oscurità lo acquisisca, che l'oscurità lo faccia impazzire. Poi sì, lui si, anche nella boss fight finale si rivende il "You still understand nothing". Però in quel caso è un "Io sono il più figo di tutti". Prima invece era molto più Xehanort. Grazie loyalty di cuore, anche delle parole. Adesso vi ringrazio tutti. Allora. Perché ora Master... Ecco, grazie. Perché ora Master Xehanort se ne è uscito con la questione delle 13 oscurità contro le 7 luci? Per forgiare il Keyblade non bastava un cuore di pura... No, questo era il suo esperimento iniziale. Ci ha provato. Master Xehanort ammette che il piano per forgiare il Keyblade era fallace. L'arma, al tempo della guerra del Keyblade, si frantumò in 13 parti di oscurità e 7 di luce. E per ricostruirlo è necessario rievocare uno scontro in queste proporzioni. Da notare che non si parli di... come non si parli di 13 pure oscurità e 7 pure luci, ma soltanto di guerrieri che combattono per l'uno o per l'altro schieramento. Ma alla fine sto Keyblade è così importante. Serve ad aprire la serratura di Kingdom Hearts, perché spiegato così è veramente una cazzata. Prendi 3 bambini, prendi 13 bimbi, gli fai fare i dispetti a 7 bimbe, litigano, PAM! Keyblade! Fatto. Vai all'asilo, gli fai sgridare un po', se non devono neanche essere puri, vai a una partita di calcetto... Vai negli spalti, dici due parolacce e hai creato il Keyblade. È molto più semplice. Fai una console war, vai dai boxari, i sonari, metti al centro il PC gamer, boom! Keyblade! Fatto. Lo forgi. Lo forgi, lo fai in un secondo. Cioè non c'è bisogno di fare 800 viaggi nel tempo. Sto scherzando. È ovvio che il motivo è perché devono avere il Keyblade. Le diverse parti, comunque. Non ho più voce, comunque. Non ho più voce, non ho più anima. C'è poco da ridere, comunque. In altre parole, in BBS, Xehanort... Grazie. Hype Trainer, cazzi... Me lo merito un po'. Un pochino. In altre parole, in BBS Xehanort voleva forzare la creazione di un Keyblade utilizzando pochi ingredienti ma di qualità altissima. Sta cosa è molto figa. Sta cosa è molto figa che lui cercasse di sperimentare come scienziato. È tutto fighissimo.
quella parte di Young Xehanort io non la perdonerò mai in questa live. Poi vedremo. Perché potrà retconnarla in futuro, ma non sarà mai raccontata bene, nemmeno... Vabbè. Ciò non ha funzionato e l'arma si è spezzata. Adesso, che ha dalla sua parte la vera organizzazione 13, può puntare a rievocare la guerra e forgiare il Keyblade nel modo più canonico. Secondo lui, comunque. Ma allora non basta che i sette guerrieri della luce non si scontrino mai con Xehanort? In questo modo niente guerra, niente Keyblade, giusto? Esatto. Esatto. In quel caso, la vera organizzazione... Mi fa morire la vera. La vera organizzazione 13 prenderebbe di mira le principesse del cuore e il Keyblade verrebbe forgiato in ogni caso. Ma come? Ma quindi non serve che ci sia uno scontro. Non serve il Keyblade. Hai un'organizzazione di 13, di 12 parti di te stesso, praticamente, che possono viaggiare nel tempo e nei portali oscuri. Vai a prendere ste principesse e falla finita. Hai risolto. Ma che ti frega di andare a combattere con dei personaggi potentissimi? Perché si ritornerebbe all'esperimento. Lui vuole la certezza di forgiarlo. Mi piace. Mi piace. Mi piace. Sì. Mi piace. Perché il conflitto serve. Esatto. Secondo le sue ricerche. Secondo le sue ricerche. Cioè, il conflitto probabilmente è una chiave. Però è molto randomico il pensiero che lo scontro possa riforgiarlo. Il fatto è che lo ha dimostrato con Vanitas e Ventus. Cioè, Vanitas e Ventus in realtà è stato un successo nel fallimento perché gli ha confermato che lo scontro funziona. Che lo scontro funziona. Questo perché probabilmente... Il Keyblade trascende il tempo e lo spazio. Quindi quelle energie messe insieme creano una singolarità che diventa il Keyblade. Vedete che io sono disperato e molto 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 deluso da quello che è successo poco fa. Ma dono tutto il cuore a questo cuore. Spero che non venga mai messo in dubbio, ragazzi. Mai. Grazie del supporto. Ma quella cutscene interminabile alla città di mezzo in cui il giovane Xehanort puntualizza su come Sora sia stato lì un sacco di volte? A che serviva? Che voleva dire? Boh, quella roba non ha alcun senso. Primo commento. È incredibile come per quante cose ci sia sempre un «Eh no, ma è un caso speciale!» «Eh no, questa è un'eccezione!»
Allora. 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 È molto importante il finale di questa chiacchierata, è veramente molto importante. Allora. Statemi dietro. È molto importante. È davvero molto importante. Vediamo i commenti. Mi state dicendo prima del finale, andiamo a vedere i commenti. C'è rischio spoiler? Sora nel terzo capitolo, ho chiuso. Non ho letto. Sora nel terzo capitolo, ho chiuso. Stiamo attenti. Stiamo molto attenti, perché mi avete consigliato di leggere i commenti, ma... Stiamo molto attenti. Dite, io per ora non mi sono spoilerato niente. Sono al sicuro, altrimenti avrei urlato e pianto. Allora basta così. Pensavo che mi fosse consigliato perché... Ok. Sono ancora puro, non roviniamo tutto dopo anni di serie. Anni. Allora. Non è successo... Sora nel terzo capitolo. Per fortuna non sono andato oltre. Ho ormai... ho degli istinti dopo tutti questi anni di lavoro in questo ambiente. Allora. Ragazzi, ho bisogno di un momento molto importante con voi. È molto importante. Ok. Vi ricordate com'è finita la scorsa live? Vi ho fatto un discorso su come tutto fosse fighissimo. Nonostante tutto, ovviamente. Per ora, questa fiaba non c'è più.
questa bellezza, questa sincerità non c'è più. Però ora è molto più fico. Con tutte le informazioni che ho, con quello che ho accumulato in queste due live, soprattutto la prima e l'inizio di questa, è bello essere un fan, è bello essere un appassionato che potrà seguire insieme a voi i prossimi capitoli e un giorno essere non solo vostro pari, ma sotto alcuni punti di vista, attraverso il nostro percorso, aver fatto crescere tanti che non sono vostri pari, parlando ai veri veterani, quelli veri, 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 che saranno su 1300 persone, probabilmente 50, quelli proprio pazzi, pazzi, pazzi. Mi piacerebbe arrivare a quel livello. E intanto quei 50 diventeranno 1000, 800, 700 alla fine del nostro percorso, perché con tutto questo contenuto, con tutta questa condivisione, stiamo crescendo tutti a livello di comprensione e di approfondimento. Io in prima persona che lo sto giocando, è speciale sapere che potremo giocare la prossima parte con questa consapevolezza e soprattutto il prossimo reale, 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 il nostro vero prossimo capitolo insieme, da esperti, comunque, perché lo diventerò e come. Tempo al tempo, tempo al tempo. Però. Però. Visto che abbiamo adesso davvero affrontato il grosso difetto di Dream Drop Distance, veramente grosso difetto, mettiamolo da parte. Lo mettiamo da parte in una piccola scatola. Lo nascondiamo nel vaso di Pandora. Mi ha dato le sensazioni che mi ha dato, mi ha dato le reazioni che avete visto, molto spontanee. Adesso basta. Togliamo quella negatività e vi chiedo in maniera molto, molto seria. Molto seria, ragazzi. Perché non posso annunciarvi la prossima live senza questo step. Non posso. Ok? Come ne usciamo? Indipendentemente da quanto pessimo sia. Qual è l'uscita? Che il potere di viaggiare nel tempo è uno dei più grandi segreti dell'universo narrativo e magico di Kingdom Hearts, e che quindi quando Master Xehanort ha ottenuto la sua risposta è stato in grado di scoprire che si può trasferire, e adesso il giovane Xehanort può farlo anche in forma corporea con un limite di tempo? Questa è la sintesi? O c'è altro? Perché io la posso prendere come sintesi come se il gioco me l'avesse raccontata bene. Ma dobbiamo capirla davvero. E in tutto questo, una volta che ottieni questo potere, diventi quasi una sorta di dio delle componenti del tuo cuore e corpo, essendo in grado di richiamarle da tempi in cui sono separati da te. Giunti a DDD, ragazzi, senza parlare del 3 di Cross, accetto con enorme interesse che ci sia molto altro, ma dobbiamo essere sicuri di quello che c'è adesso. Per ora questo è tutto. Quindi, quando ottieni quel potere, trascendi al punto da non far più parte
del mondo di Kingdom Hearts normale, bensì diventi un faro extra dimensionale attraverso il quale puoi forzatamente richiamare a te, come se fossi un buco nero, come se fossi un epicentro gravitazionale, le parti di te che in quel momento possiedi, ma che in altri tempi erano separate da te. E quando lo fai, crei un'immediata osmosi di informazioni con esse. È giusto? Perché se è giusto, lo rendo fossile delle mie informazioni. E si passa al prossimo step. Come se fosse stato spiegato in una cutscene di 20 minuti estremamente complessa e ben raccontata. Korrak ha detto no. In 3D vediamo anche Vanitas, no? È vero. Sì. Hai ragione. Si vede Vanitas, che non è parte di Xehanort. Hey! Aligi! Oh, che bello! Grazie del raid, benvenuti ragazzi. Qui si sta superando un trauma sceneggiativo, narrativo, espositivo, registico. Si sta facendo un lungo percorso. Un lungo percorso. Dopo aver letto migliaia di caratteri su Dream Drop Distance. È quello che comporta in questa matriosca di... Non si può... Non si, l'ho già, ne abbiamo già parlato prima. Quindi grazie del raid, apprezzo enormemente. I ragazzi che si seguivano stanno per vedere un saluto importante. Anche se è solo anticipo di qualcosa che li commuoverà un giorno. Vi prometto che vi commuovo. Almeno a me ha fatto quell'effetto, vedrete. Comunque, Korrak dice, secondo me il trucco è essere influenzati da Xehanort, quindi comunque diventi un faro, perché Vanitas poteva, forse ha parte di Xehanort. Fin lì ci sta, cioè tu puoi chiamare ciò che un tempo era tuo. No, no, guarda, Pregianza, non il dolore narrativo è un eufemismo. È successo, cioè, migliaia di caratteri per spiegare delle regole che vengono immediatamente cancellate da personaggi che utilizzano degli escamotage che non esistono, ma che vengono generati autonomamente dalla loro forma e potere, senza che venga esplicitata in nessun modo da alcun personaggio, alcun codex, alcun evento nella storia, affinché tu possa poi dover in qualche modo interagire con una intervista di un'altra parte che ti dice che in realtà c'era quel potere nascosto che nessuno ha spiegato nella storia, ma che soltanto quel personaggio può fare insieme a... È stato veramente, veramente provante. Ma abbiamo superato e adesso sto trovando il modo di... E... Però ci siamo. Ok. Cioè, i ragazzi di Eligi non lo sanno, ma abbiamo fatto una live di sola chiacchiera e sono 3 ore che si parla ininterrottamente. Quindi, vi dico che cosa succederà adesso. La mia idea era darvi l'input che avremmo non letto le interviste fino a un prossimo step. Abbiamo scoperto quanto è importante leggere le interviste. È più importante di quanto mai avrei voluto sospettare. È trascende, ecco. Nomura trascende quello che dovrebbe essere il suo ruolo all'interno di un suo scritto. E ho interviste collezionate dai veterani. Quindi sarà importante. È strabiliante, ne ho avuto una dimostrazione raccapricciante oggi, però cercando di raccogliere la luce
diventando noi epicentro della luce affinché si possa vivere con una consapevolezza anche deduttiva il futuro, anche se ovviamente è diventato molto più sottile, perché nella precedente live ero in uno stato di solidità di molto più roccia rispetto ad ora, ma se vediamo l'antagonista come l'unica vera grande eccezione, si rimane a galla. Si rimane a galla, mettiamola così. Vi dico, la prossima volta, interviste, finale di gameplay, con i piccoli extra che mi rivelerete esistere in Dream Drop Distance, per poi io iniziare il processo di platino, che vi prometto, anche qui non manca, li ho platinati tutti. Tutti. Mi manca forse qualche coroncina in Days, ma poi vi mostrerò anche le coroncine prese tutte. E alla fine della prossima live, vi mostrerò quale sarà il prossimo step tramite voi tutti, ossia Union Cross, il capitolo X fino al capitolo Y in cui la release giapponese arriva, per cui devi interrompere, fare questo, vedere l'altro capitolo, proseguire in quell'altro capitolo. Cioè, avete fatto un lavoro eccezionale, di grande sacrificio e ricerca. Visto che io voglio viverla in maniera veramente precisa, con tutto ciò che comporta, abbiamo visto quante cose comportano, e voi siete una sorta di incredibile sinergia che permette di fare qualcosa che una persona normale non potrebbe mai affrontare, ma io voglio arrivare a un certo livello, la consapevolezza è sempre maggiore nel bene e nel male, ma porta anche ad emozioni positive o comunque a una cultura di quello che sta succedendo qui che potrò rendere tesoro per la prossima saga con cui invecchieremo. Ecco, facciamo tutto, saprete tutto, ma vi prometto una cosa. Vi prometto una cosa. Abbiamo già parlato di chiamare Seb. L'intermezzo finale avrà questa cosa. Ragazzi, faremo cose molto belle. Ma a proposito di cose belle, io vi prometto una cosa. Quando arriveremo alla live prima di Kingdom Hearts 3, vi faccio impazzire. Qualunque cosa pensiate io abbia in serbo per voi e per noi, non potete immaginarla. Non potete immaginarla. Non potete. Vi farò impazzire. Vi farò commuovere in maniera folle. Impazzirete, non potete immaginarla. Ho una sorpresa. Ci vorrà un bel po', perché abbiamo questo percorso 0.2, il film che dura un'oretta circa, ne riparleremo tempo al tempo. La prossima live sarà l'ultima parte dell'intervallo e poi ne riparleremo. Quindi grazie a tutti. Perfetto, ne riparleremo. Ne parlerò anche con lui. Let's go. Anche perché io lì voglio prendermi un giorno, il momento nel quale, superata questa fase, si torna indietro da Drakengard e si va a muso duro fino alla fine. Comunque, ragazzi, grazie a tutti di questa seconda parte. Grazie a Pregianza per il raid, apprezzato in più modi. E lunedì chiudiamo questo capitolo e poi si comincia il prossimo step con molta cura. Buonanotte, ragazzi. È fatta. Il discorso non è chiuso, è in sospeso. Finirà con la prossima live. Ok? E sì, leggeremo anche un documento di Brian Farey, ovviamente. Sì, sì. Mi sono preparato, ragazzi, le cose si fanno bene o non si fanno. Ne riparleremo. Alla prossima, ragazzi.